Buona domenica, buon caffè a tutti, eccoci. Oggi leggo, oggi parliamo di questo che ho voluto chiamare un po' prendendo spunto dal blocco dello scrittore, il blocco dello studente, ma voglio trattare questo argomento perché molto spesso mi inviate delle mail, dei messaggi e non rispondo a tutti, però vi assicuro che questi messaggi li leggo tutti e vi invito a continuare a mandarli. E voglio cogliere l'occasione intanto per leggere una mail di Costanzo Cataldo 10. Mi ha mandato una mail nel sito www.inceroi.it e dopodiché, visto che io non sono un grande frequentatore, a differenza di miei colleghi, una parola grossa, ma di altri youtuber, diciamo, va, se non vuoi colleghi, poi non vorrei che, ad ogni modo, voglio salutare uno studente che si sta laureando e mi manda questo messaggio. Alessandra, che credo che sia la sua compagna, la sua fidanzata, vedo che sì, sono la ragazza di uno studente. Cara Alessandra, non so se tu sei all'ascolto, ti saluto. Mi scrive: salve maestro, ma maestro è una parola grossa, mastro, salve maestro, la chiamo così perché per noi è un maestro, sono la ragazza di uno studente di ingegneria, solamente una cosa, ingegneria, però scrivemelo con GN, non con NI e NI, perché altrimenti qui, no? Qui potrebbe abbassarsi che la segue da tantissimo tempo e l'ammina tantissimo. Io in particolare sua sorella avevamo pensato di chiederle poco del suo tempo per fare un video e salutare questo ragazzo in vista della sua laurea del 22 marzo. Allora, questo ragazzo non so come si chiami, lo saluto, no, si chiama, ecco qua, me lo scrive, si chiama Andrea Perna, questo ragazzo Andrea. Io non so se tu stai vedendo questo video, io non sono un grande frequentatore di Instagram, anzi non so nemmeno cos'è Instagram, per la verità, so poco insomma di Instagram, non ho studiato molto su Instagram, però non ti dedico ovviamente un video, però ti saluto e ti ringrazio per avermi seguito in questi anni. Mi fa piacere che qualche messaggio positivo, perché quello che io, quello è sostanzialmente il mio intento, ti sia arrivato. In bocca al lupo per tutto, complimenti per essere arrivato praticamente ormai al confine, no? Come diceva qualcuno, fino al confine, per qualcuno, cioè, complimenti per essere arrivato praticamente al traguardo. Volevo dirti che la tua carriera però è appena cominciata, attenzione adesso perché dovrai comunque continuare a darti da fare come peraltro hai fatto. Quindi un abbraccio caro Andrea, anche ad Alessandra e a sua sorella, o a tua sorella, non so, insomma, comunque un abbraccio affettuoso a tutti quanti. E poi ci saranno altre occasioni in cui leggerò altri messaggi da Instagram. Vedo qui Dennis Rossini, Antonio Pio Montagna, Sofani Vatchi, Gugu, Perpetua Stefano, Ale, Gabriele Adamo, se li leggo tutti così mi denunciate in maniera, Michele Di Domenico, insomma, Pietro Barberis, Mattia Grondona, Giulio degli Amici, insomma ce ne sono tanti altri, adesso starò, ma voglio leggere però, visto che il tema del video è questo qua, un messaggio che mi ha mandato Costanzo Cataldo. Mi scrive: buonasera ingegner Cerroni, prima di iniziare a raccontare la mia situazione volevo ringraziarla infinitamente per i video domenicali e non, caro Costanzo, vedi che io ti sto leggendo, se sei all'ascolto, non so se tu sei all'ascolto, vediamo se davvero sei all'ascolto e segui i video domenicali, e che offrono non solo aiuti concreti ma anche lezioni di vita. Ti ringrazio, sono un ragazzo frequentante ingegneria meccanica alla Federico II e tra parentesi immagino che sono di Napoli. Sono al terzo anno ma sono riuscito a dare solo 5 esami, beh però non 3 esami, un esame l'anno insomma, ma a dare solo 5 esami, e questo mi fa stare estremamente male perché soprattutto all'inizio del percorso mi sono sempre impegnato fin da subito affinché io non potessi vivere questa spiacevole situazione che purtroppo si è venuta a creare col passare del tempo. Dopo un esame che ancora ad oggi non sono riuscito a superare. Vediamo l'esame, ad oggi sono quasi privo di motivazione e nonostante tutto mi butto sui libri nel tentativo di andare avanti anche a costo di consumare tutte le energie in questo studio che ormai si sta rendendo non solo didatticamente ma anche emotivamente pesante per la paura di non farcela. Le vorrei chiedere qualche dritta a riguardo, perché è da sempre che vorrei raggiungere questo obiettivo, è dalle medie addirittura che ero intenzionato a studiare questa disciplina e sto vedendo che questo piccolo sogno si sta sgretolando
puntini. Grazie mille in anticipo e cordiali saluti. Allora, caro Costanzo, intanto ti saluto. Allora, avete visto dal titolo, si parla di blocco dello studente ed è un po' quello che succede a Costanzo, o forse no, perché Costanzo parla di questo problema che, di cui abbiamo parlato tante volte. È un problema, naturalmente, caro Costanzo, ma questo è rivolto a tutti. Il problema andrebbe visto, no? Insomma, avvicinato a ogni singolo caso, caso per caso, perché tu qui scrivi che hai dato 5 esami in 3 anni. Beh, qualche problema evidentemente c'è. Intanto darti un consiglio così su due piedi è molto difficile, perché non spieghi bene quale sia la tua situazione. Qua parli di sogno. Allora, io voglio dire solamente una cosa a tutti quelli, a tanti quelli, perché no, intanto quando faccio dei video in cui dipingo la situazione complessa, difficile, qualcuno mi scrive: ma cosa dici? Ti stai inventando tutto. Allora, io ho vissuto sulla mia pelle tante problematiche che vedo poi riscontro nei messaggi che mi inviano. Io non sono ovviamente uno psicologo, e molti dicono, ho letto da qualche parte, quando uno ha dei problemi è difficile portare avanti la facoltà di ingegneria, gli studi di ingegneria con questi problemi, bisogna rivolgersi a un terapeuta. Allora, intanto voglio dire una cosa su questo. Tutti quanti abbiamo dei problemi, tutti. Secondo me, io non sono contro, attenzione, le sedute dallo psicologo. Credo non ci sia niente di male andare a parlare con qualcuno, e se lo si vuole pagare va benissimo. Così come non sono contro pagare qualcuno per le ripetizioni, così come non sono contro pagare qualcuno per fare una dieta, così come non sono contro pagare qualcuno per fare il personal trainer, quindi per farmi ritornare in forma, non sono contro niente. No? Non sono che io appartengo alle vecchie generazioni di... No, allora, il discorso è che però io ritengo che tutto quanto venga da noi stessi. Tutto viene da dentro. Tutto. Tutto. Ma questo l'abbiamo già detto. Non ci sarà mai nessuno che ci darà la chiave, ci darà la soluzione per risolvere i problemi. Se tu mi chiami a me, faccio l'esempio mio, perché io ti dai ripetizioni e ti aiuti a passare all'esame, io ti do un grande aiuto, però non te lo faccio passare all'esame. Cioè, se tu non studi comunque, continui a non studiare, nonostante io cerchi di invogliarti, ti spieghi quello che devi fare, ti spiego le cose e poi te le do da fare a casa, tu lavori poco, non ti impegni, io è inutile, io non posso fare niente, io non posso fare nulla. Viene da noi stessi, l'interruttore deve essere premuto da noi stessi. Allora, Costanzo, qui mi riferisco a te, parli di un esame che non sei riuscito a superare. Allora, quello, uno dei motivi per i quali c'è il blocco dello studente, il blocco è magari uno shock, cioè un esame che non riesce a passare. Allora, io intanto un consiglio: non ti incaponire su quell'esame lì. A me è capitato, l'ho raccontato tante volte, mi è capitato, e non solo con un esame, anche diverse volte, mi è capitato, io ti consiglio di andare avanti. Cioè, se c'è un ostacolo, uno può anche, metterlo da parte e poi lo riprendiamo. Perché altrimenti, se ti incaponisci con questo esame qua, che avrei dato parecchie volte, perché qui se te al terzo anno, e questo inizierà il terzo anno, questo immagino sia il tuo terzo anno, e hai dato 5 esami, non è così male aver dato 5 esami in 3 anni, su qualcuno dice: ma che cosa stai dicendo, ingegnere, ma sei passivo? No, vabbè, 5 esami in 3 anni c'è anche peggio, c'è anche chi ha dato 0 esami in 3 anni, c'è chi ne ha dati 3 in 3 anni, c'è chi ne ha dati 1 in 3 anni. Se hai dato 5 esami in 3 anni, qualcosa l'hai fatta, non giustamente scrivi, quindi non è completamente tutto da buttare. Io penso questo. Questo è il mio consiglio per fare per tutti. Bisogna avere una grande motivazione. Cioè, bisogna guardarsi dentro, guardarsi allo specchio. No? Perché molte volte mi è capitato sto messaggio, sto lì nel letto, guardo il telefono e penso. Io quando studiavo non c'avevo il telefono, no? Sto lì nel letto. Allora, bisogna darsi un po' una svegliata, ragazzi. Perché bisogna darsi una svegliata. Bisogna darsi una svegliata, secondo me. Una svegliata. Darsi una svegliata vuol dire guardarsi dentro, guardarsi allo specchio e dire: ma io che cosa voglio fare? Caro Costanzo, se tu qui mi scrivi
che questo sogno lo coltivi dalle scuole medie. Ma insomma, avrei dei dubbi su questo. Ma, se è vero quello che dici, ma insomma. Ma abbiamo un sogno, e che facciamo? Per un testa di agnello, così, cioè, per un docente che non si mette di traverso e non fa passare l'esame, ha ragione o ha torto, tu che fai? Ti fai, no, passa avanti, fanne altri esami di ingegneria, per fortuna gli esami ce ne sono tanti. Non puoi, cioè, quello che voglio dire, la tua motivazione, la tua voglia di diventare ingegnere deve andare oltre. Per me è capitato così. Io ho vissuto dei momenti veramente, me lo ricordo, veramente brutti, veramente, dove, lo so, quando la mattina ti alzi, il giorno prima dici domani mi faccio questo, poi la mattina ti alzi e non riesci nemmeno ad aprirlo il libro, no? o le dispense o quello che è. Me lo ricordo questo. Io quello che facevo personalmente, intanto ogni esame è diverso dall'altro. Non è che uno dice, perché uno, il discorso è che bisogna cercare di vivere la giornata, cioè bisogna cercare di fare dei piccoli passi, la politica dei piccoli passi, perché se uno dice io non posso anche aprire il libro oggi, ma domani, ma dopodomani, e poi soprattutto ci avrò ancora 20, 25 esami, 30 esami da dare, come farò? Non è mai la stessa cosa, non è mai uguale. Niente uguale. Fra un anno magari avrò altre motivazioni. Fra un anno è probabile che abbia una voglia diversa, sia cambiato io. Quindi la politica dei piccoli passi significa iniziare a aprire un libro e a leggere una pagina. Poi il giorno dopo magari due pagine, il giorno dopo di nuovo una pagina, pian piano. Senza pensare ma come farò a prepararlo interamente l'esame. Con calma. Con calma, senza pressione, bisogna, secondo me, non dico che non si debba andare da uno psicologo, però lo psicologo, con tutto rispetto per lo psicologo, lo psicologo ascolta, e va bene. Però poi dobbiamo essere noi che facciamo ordine, l'ordine con noi stessi, dobbiamo mettere ordine nel nostro cervello, mettere ordine, sederci in poltrona, al tavolo e dire ma... Vediamo un attimo, voglio dedicare un'oretta a questa materia, mi voglio leggere e vado. Poi non capisco niente e domani lo rileggo di nuovo. Domani rifaccio la stessa cosa e vado avanti. Vedete che pian piano lo prendete il ritmo. E soprattutto, ricordatevi sempre che voi venite prima di tutto e i vostri sogni vengono prima di tutto. Se davvero volete una cosa, ve la dovete andare a prendere. In tutti i modi. Non in maniera illegale ovviamente, ma in tutti i modi, cioè vedete che quello che fate non va bene e cambiate. Ripeto, se caro Costanzo, mi riferisco a te ma mi riferisco a tutti, c'è questo esame che ti blocca e passa avanti, caspita, passa avanti, vai avanti, ma non ti fermare, prosegui e non ti preoccupare, non stare a preoccuparti nel mondo di oggi con quello che si legge, purtroppo con quello che si sente. Ci stiamo a preoccupare se ho dato 3 esami, 4 esami, 5 esami in 3 anni, ti laureerai 3 anni dopo? E ciccia, chi se ne importa? Ma intanto ti laureerai. Cioè, bisogna cercare anche di stare attaccati a quel ramoscello che ti tiene in vita. Bisogna cercare di restare in vita con tutte le proprie forze. Se poi c'è un'alternativa nella tua vita, Costanzo? C'è qualcos'altro che puoi fare? Perché molte volte c'è un'alternativa, magari noi la vediamo e quindi siamo distratti. C'è un'alternativa? Se non c'è alternativa, è quello che bisogna fare. Altrimenti, forse un ragionamento onesto bisogna farselo. Indipendentemente dal personal trainer, dalla professionista delle lezioni, dallo psicologo, indipendentemente da quello, poi i problemi ci sono sempre. Ma i problemi, secondo me, ce li hanno tutti. E ce li hanno sempre avuti tutti. Ma tanti ce l'hanno fatta. Poi io molte volte mi capito di sentire, e io non sono un tipo che riesce a motivare. Ma sì, dovete trovarla la motivazione dentro di voi. Dovete trovarla. Trovarla vuol dire essere onesti con se stessi. Parlarvi. Questo significa trovare la motivazione. Se davvero sta motivazione, vi interessa davvero. Se vi interessa andate a prendervi quello che vi compete, quello che voi volete, quello che voi desiderate. Altrimenti no. Fate quello che voi volete. Però per arrivare a un obiettivo,
bisogna sudarselo l'obiettivo. Bisogna sudarselo. Sudarselo vuol dire sudarselo, vuol dire farsi il mazzo, vuol dire soffrire. Questo significa. Non si passa se non si soffre. E non mi prendete per i fondelli, mi dite, se non si soffre non si ottiene quello che si vuole. Punto. Teorema di Marcello. Questo è. Fatemi sapere, datemi altri spunti. Anche voi scrivete nei post a Costanzo, saluto Costanzo, ripeto, saluto Andrea che ho letto all'inizio da Instagram, saluto gli amici di Instagram, di Facebook che mi scrivono, che guardano i video, di YouTube, di TikTok, di ZipZip, non esistono, sono tutti i nomi di questi social pazzeschi e tutti quelli che mi vogliono bene e che mi detestano, che mi ignorano. Un saluto a tutti, vi auguro una buona domenica, ciao!